scuole, genitori, alunni e bus. Sono tutti protagonisti di una storia che dall'apertura delle scuole mostra molteplici aspetti poco piacevoli alle volte. Oggi, dopo la segnalazione di un nostro telespettatore, vi mostriamo un video che ci permette chiaramente di capire di che cosa stiamo parlando. Siamo alla fermata di Via Roma a Fano, di fronte al seminario, dove, come si vede, all'ora di uscita dalle scuole, gli alunni, la maggior parte dei quali provenienti dal poco distante Istituto Nuti, attende l'arrivo del mezzo dell'Adriabus che va verso le frazioni di Carrara e Cucurano. All'arrivo, però, non tutti i ragazzi riescono a salire sul mezzo e guardate che cosa accade. Il mezzo dell'Adriabus è fermo davanti alla fermata di Via Roma. Tanti bambini, tanti alunni stanno tentando di salire sull'autobus. Alcuni ci riescono, come questi, e qualcun altro invece no. Lui cerca di convincere i suoi compagni a salire, ad avanzare, ma non ci riescono e quindi lui rimane a terra. Allora a questo punto tenta di andare nell'entrata posteriore. Ma altri alunni cercano di entrare dall'entrata anteriore e non vi riescono perché è tutto occupato dai ragazzi. A questo punto, un po' sconsolato, torna sui suoi passi e aspetta il mezzo dopo. Il bus chiude le porte e riparte. Allora noi abbiamo per primo chiamato il preside della scuola. Il direttore della Nuti, Edoardo Urbani, però ci dice che è all'oscuro di questa situazione e che a lui segnalazioni di questo tipo non sono arrivate. Anzi, alle volte gli capita di essere dietro il mezzo e di non essersi mai accorto di episodi simili. Abbiamo interpellato allora l'azienda Adriabus e a risponderci è il suo direttore generale, Massimo Benedetti, che ci riferisce che nessun autista ha segnalato casi di questo genere e che in momenti di sovraffollamento dei mezzi in questi primi giorni di scuola sono abbastanza comuni e che alle volte i ragazzi hanno la cattiva abitudine di non scorrere all'interno del mezzo, ma di fermarsi davanti alle porte, creando così qualche tappo. Comunque, aggiunge il direttore generale, ogni segnalazione di disservizio viene scrupolosamente presa in considerazione e anzi ci invita quindi a segnalare che Adriabus è a disposizione dell'utenza per qualsiasi chiarimento in ogni momento, chiamando gli uffici all'800 66 43 32.